Salve, quanto tempo che non ci si sente? E siccome sono solo, devo parlare all'umanità. Non è che qui si parla perché non hai altro da fare. Quando sei uno schiavo, sei una prigione, che cazzo fai? Devi sprecare la tua energia così, parlando con gli altri inutilmente. Tutta questa energia poteva essere benissimo usata. Mezzappa la terra, così non c'è manco lo stress di, così, di incazzarti col mondo, poi dall'altro, di dover convincere un altro a pensarla come il tuo programma ti dice di sia il modo giusto di pensare. E quindi che succede? Succedono. Quindi questo video vuole dire la base è questa. Noi soffriamo. Noi facciamo video, quei pochi che ancora hanno il cervello per fare i video, perché ancora siamo attaccati a quest'idea che questo mondo si può aggiustare. Questo mondo è una struttura creata da un mostro che ormai ci ha resi dei piccoli ingranaggi in questa grande macchina. Ok? Questa cosa non può mai essere umana. E poi vedi orrori del tipo questo qua che faccio vedere adesso, di questo, che non ci sono parole per descrivere una persona che sta nascosta e te lascia commenti così. Cioè, a me mi fai solo che ridere, io ti maledico. Cioè, faccio un. Cioè, all'inizio ho cominciato a collezionare i suoi commenti, ma. Perché lui, questo poveraccio, se pensa con questi commenti può stuzzicare me, perché anche lui, poveraccio, è un prigioniero come me. Siccome non ha potere per cambiare il mondo, che cazzo fa? Viene qua in modo anonimo su YouTube e pensa di trarre energia dando fastidio a un altro. Ti capisco, poveraccio, sei un poveraccio come me. E ti capisco, sfogati, a me mi rimbalzi ovviamente, ma. Se ti fa star bene, fallo pure, vai tranquillo. Sei molto maturo, sempre nascosto lì. Però vedi anche orrori di quest'altro tipo poi. Stavo sentendo l'ultimo audio di Emidio e lui si lamenta del fatto che perché una persona che ha cervello come lui, che ha le capacità, eccetera, eccetera, perché lui suona la chitarra. Come mai il mondo non gli dà quello che a lui spetta? C'è un posto in questo, un angolino dove anche lui può mangiare e può farcela, può avere i soldi e non dover soffrire, no? Ma gli sfugge purtroppo a lui che la musica non è che è stata. Cioè, queste band che lui fa ogni tanto, vedo cover che fa nel suo canale, queste band che sono uscite fuori in TV. Non è che sono uscite fuori perché hanno avuto merito e ce l'hanno fatta. Queste sono strutture. È il sistema che ha voluto quel tipo di musica e quel tipo di messaggio e quel tipo di personaggi che suonano in quella band. Punto! Sei tu che ancora non ci sei arrivato, che ancora vuoi quel sogno là. Quel sogno non è per te. Se il tuo messaggio vuole essere di amore, di bellezza, di pace, di serenità. Non puoi farcela, tra virgolette, perché insomma, non farcela. Io non mi considero che me la sono, che ce l'ho fatta se che ne so, sono circondato. Devo fare come fanno questi poveracci, festival dopo festival, dove suonano sempre le stesse canzoni, sempre la stessa rottura di coglione, sempre la stessa. Infatti questi sono zombie perché un umano non può fare una roba del genere, ovviamente. Quindi Emidio ancora non esce dall'ipnosi. E quindi, vabbè, sentiamo un attimo uno sfogo suo al volo. Non se ne può più. Ogni 3 secondi. Mi sta bene l'ansia della gente che parla. Perché verrà qua a rompere il cazzo. Verranno a rompere il cazzo a me. Questo è un mondo di idioti. Indemoniati. Perché se fosse gente normale.
idioti indemoniati, cioè questa gente è prigioniera, Emilio. È prigioniera e quindi non può che comportarsi così, cioè in una prigione sei distruttivo. Cioè non c'è spazio per l'uomo in questa prigione. Cioè questa prigione è stata strutturata per distruggere chiunque lontanamente, proprio anche vagamente umano. È proprio strutturata matematicamente, proprio in modo scientifico, da chi è alla testa di questa roba. Per distruggere chi non è come loro. Quindi, prima capiamo questo, meno ci stresseremo a capire perché è così questo mondo. Il 2020 dovrebbe almeno averci levato questo stress di dover, che avevo anch'io, cioè questa cosa del ma perché il mondo non capisce? Io sto facendo i video, gli sto spiegando come sono le cose. No, ovviamente no, no, perché per fare quello che diciamo noi, cioè per essere liberi, non è possibile per la gente essere libera perché gli piace essere gestiti, insomma una vita che vivono in questo modo, gestiti da un altro. Quindi tu non gli puoi proporre la libertà perché per loro è impossibile. Quindi o capiamo, cioè qui sono so poche cose, o capiamo che noi siamo diversi da questi mongoloidi, da questi morti, e magari all'inizio in modo pacifico chiediamo, ci mettiamo insieme e chiediamo a questi mostri che comandano questa roba, questa cosa non si realizzerà mai. Nessuno ti lascia vivere in pace, scordatelo, però sogniamo. Ci mettiamo tutti insieme e diciamo: senti, zombie, voi e il vostro mondo di merda, tenetevelo, dateci un cazzo. Io da essere umano, Dio ci ha creati a tutti uguali, no? Tutti avremmo diritto a un pezzo di terra. Voi ci date una cazzo di, che ne so, no, non l'Antartide, lì quella è per Morris, ovviamente. Ma che ne so, un'isola da qualche parte bella grossa, il Madagascar. Lasciate il Madagascar a noi complottisti, se a voi vi fa piacere chiamarci così. Ci lasciate là, voi tenetevi tutto il resto del mondo, ma non ci cacate il cazzo qua. Isolate dal mondo, voi non trasmettete, così non possiamo nemmeno influenzare i vostri zombie, perché poi vi faremo vedere che effettivamente si può vivere anche in un altro modo, oltre a questo. Un altro isolo totalmente separato da voi morti. Ma lasciateci in cazzo di pace. Lasciateci in pace. Non vogliamo più questa merda. Noi non siamo nemmeno qua perché molti, anche di quelli che sono vagamente svegli, diciamo, ancora pensano che si può migliorare questo mondo. Cioè che tu puoi far parte di questa merda come vorrebbe far parte lui, Emilio. Direbbe, la cosa che farebbe è: cazzo, signor fattore, lei vale qualcosa qui. Noi la sponsorizziamo, la mandiamo avanti. Ingegnatevi quello che cazzo volete per dare la cazzo di libertà al cristiano che ha bisogno di silenzio. Non so come cazzo uscirne, perché se me ne vado a fare il vagabondo, si presenta comunque la gente. Io sto per i cazzi miei. Arriva uno, 5 minuti ci vuole, 5 minuti. Viene e mi dice: ehi, che fai, frate? Ma chi cazzo ti vuole conoscere? Ovvio, ovvio. Chi cazzo, ma io perché sono venuto a sta a 1.000 metri, porca troia, lontano da questi morti? Perché sento la stessa cosa. Non voglio proprio avere a che fare con sta gente, se no me la mangio, porca troia. Ammazzo qualcuno proprio. Cioè, sono troppo stupidi. E quindi quello che sto cercando di dire a questi pochi che sentono questo disagio è di capire che qui l'unico modo è andare a fare le cose per cazzi nostri. Tu non puoi usare la loro acqua, la loro infrastruttura, la loro elettricità e poi lamentarti. Sei in una cazzo di prigione. Tu ti devi guadagnare con il sangue la libertà, perché nessuno ce la regalerà, nessuno ci darà il Madagascar. Poi lo chiamo Madagascar sto video.
Madagascar, finale, cazzo. E, nessuno ti darà la libertà, e mi sono un po' perso. Voi del pubblico, qui presenti, potreste, voi mosche, voi lucertole qua intorno, potreste dirmi dove mi sono perso, ho perso il filo. Quindi questo, c'è la libertà, te la puoi guadagnare solo col sangue. Però siccome né a me, né ad Emidio, né a Mario, né a nessun altro, né a nessun altro di questa gente che conosco, che sento che ha proprio la voglia di liberarsi, no? Di questo mondo, di questo schifo, a nessuno di noi purtroppo siamo a quel punto disposti a sacrificarci per la libertà. Purtroppo. E questo ci terrà sempre qua, con questo mondo, con questa merda. Ovvio, l'alternativa a fare quel passo lì sarebbe 99% morte. Però è sempre meglio che passare giorno dopo giorno in questa merda, sicuramente, con questi zombie. Sicuramente. Però, a quanto pare, la nostra natura non ci richiede a tal punto la libertà da dover mannaffanculo tutti, ovviamente, no? Va bene, stiamo così. Lamentiamoci come fa sì, Amedeo. Aspetta, c'era anche il nono minuto, era in caldo dove si incazzava per bene, Emilio. No, non voglio prenderlo per il culo, è solo che per me. Ogni volta, cioè io sono un tipo che quando sento che la gente si lamenta, perché lamentarsi significa, cioè, non prevedere un problema che si ripeterà, no? E quindi ogni volta, cioè, ti incazzi, no? Come quel cane, no? Che ogni volta che passa qualcuno, cioè, è tipo schiavo di dei suoi, della sua natura proprio. Cioè non riesce tipo a frenarsi a capire o a capire che ah, ma questo è un posto dove passa gente e non dovrei incazzarmi. Questa è la stessa cosa di uno che si lamenta. Uno che si lamenta non riesce a capire dov'è il problema, cos'è che mi fa incazzare, come posso evitare che succeda questo problema. C'è un po' di ritardo nel video, molto interessante. E a quel punto, punto, per questo io dico, lamentarsi è da deficienti, sfogarsi anche da deficienti, tu devi capire dove sta il problema, lo devi risolvere. Il problema è che noi siamo in una cazzo di prigione, puoi risolvere problemi piccoli, ma quando capisci che anche questi piccoli problemi sono influenzati da un problema molto più grosso, del fatto che tu non hai molto potere nella tua vita, perché sei un cazzo di schiavo, vuoi potere assoluto? Questo sto cercando di dire ultimamente nei miei video. Vuoi potere assoluto? Vai, fai le cose da te. Tu, Emidio, in questo video dice: non vado più in giro perché non sono io che controllo il treno, il bus. Questa cosa l'ho sempre pensata anch'io. E infatti, spesso quando mi tocca prendere purtroppo il treno ultimamente, tu ti stai mettendo in mano a questi mostri che con quel treno potrebbero far finta che cazzo ne so, c'è stato un incidente per la loro propaganda che verrà usato, ovviamente un incidente voluto, eccetera, eccetera, ma tu ti puoi trovare dentro e puoi morire come una sardina là dentro bruciato vivo. Loro ti può succedere questo se ti metti nelle mani, nelle mani di un altro. Quindi anch'io preferisco camminare piuttosto che usare i mezzi, per dire, no? Cioè, la mia natura vorrebbe questo. Solo che ultimamente mi trovo in una situazione che non lo posso fare. Però sento un disagio del cazzo a dover essere dipendente da un altro. Quindi questo è. Se noi non vogliamo più incazzarci, l'unico modo è: boom, fai le cose per cazzi tua. Il problema col fare le cose per cazzi tua qual è? Ti immagini se 8 miliardi di zombie
Mettiamo anche 8, 100 milioni di noi intelligenti, diciamo, no? Questo 1% che un po' di cervello ce l'ha. Immagina se questa gente riesce a mettersi d'accordo, che ne so, su c'è un bosco qua, su quanta legna tagliare prima che facciamo fuori tutta la legna qua nel bosco. Sul fatto che, minchia, non dovresti inquinare perché su questo torrente qua ci beve altra gente più giù nel torrente. Cioè, siamo noi maturi abbastanza da saperci gestire anche noi, non parlo dei morti, cioè dei zombie. Sapremo noi essere, perché comunque, anche se tu vuoi essere totalmente indipendente, comunque il tuo essere influenza gli altri intorno a te e non dovresti cagare il cazzo all'altro, al prossimo, per dire, no? Questa è la cosa. Siamo noi capaci di essere adulti? Questi sono i problemi che affrontiamo. Siccome noi non vogliamo pensare a tutta questa rottura di cazzi, perché a quel punto quando stai per cazzi tua devi anche saperti difendere dalle teste di cazzo, perché il testa di cazzo qua, questo qua, io ti maledico, in un mondo dove anche lui è sciolto, non è più qui nella prigione, lui ti potrebbe venire e rubare l'orto, quello che hai faticato per farlo, no? Questo testa di cazzo qua potrebbe venire in quell'altro mondo libero, eventuale, diciamo, questa utopia, e venirti o a stuprarti i tuoi cari. Ci sono sempre stati e ci saranno. Tu devi essere in grado di saper gestire, io ti maledico, eh? Devi saperlo fare questo. Quindi devi saper fare da magnà, da zappare la terra e gestire gli animali e i cazzi vari. Da gestire testa di cazzo che potrebbe venirti a romperti il cazzo, come questo qua. Ok? Perché la sua natura è questa. Questo se lo lasci qua nel sistema, ti caga il cazzo magari col commento, più di tanto non è che ti tocca. Ma se questa stessa testa di cazzo con la sua natura te lo ritrovi nella vita reale, questo ti fa altre cose, ti fa altre zozzerie questo. Più fisiche, meno digitali. Ma la sua natura è questa. Quindi c'è da gestire questa situazione. Ecco perché alla fine noi tutti decidiamo di... Ma fammi sta zitto. Sto qua nel sistema. Mi scelgo il mio eroe. Sogno che mi porterà finalmente l'utopia. E andiamo avanti così. Oppure ci sfoghiamo, ci incazziamo ogni tanto come fa Emidio, come fanno tanti. Così. Vai Emilio! Emilio, per favore, parla. Hablame, Emilio. Voglio sentire i tuoi sfoghi, Emilio. Cos'è che ti turba, Emilio? Perché ti sei Ma buttato? lo stai a fare? E sei costretto a farlo, vediamo. Mira con me, o con Gesù. Come lo so, finirà. Per ora, inizia a finire con una specie di sfogo. Vedremo avanti. Voglio evitare di farti sfoghi. Sono costretto a farli. Sono costretto. E poi ti diranno, ma tu sei un po' troppo nervoso. Sei costretto, Emilio. Sei costretto, Emilio. Siamo costretti a fare gli sfoghi per colpa nostra. Perché l'alternativa è. Poi, se tu dici di essere cristiano, poi tra l'altro, no? E anch'io, no? Noi non dovremmo proprio nemmeno pensarci di lasciare questo schifo e tentare di essere liberi. Perché male che va, ci ammazzano e andiamo da Dio, no? Cosa cazzo è? Perché dobbiamo soffrire ancora? Dobbiamo fare questi video inutili? Dove parliamo al nulla. Perché? Ma perché? Perché dobbiamo fare queste minchiate? Dove sono i coglioni? Li ho persi. Ho perso i coglioni. Eppure stavano qua fino a un attimo fa. Sentiamo lo sfogo così per finire un po' come si vuole, così in happy ending. Tu non sai niente, tu non vali niente. Perché a me, quando stavo su Facebook, nessuno mi ha messo un mi piace, forse due persone. 1.000 persone e passa, sanno quello che ho fatto. Da nulla. 1.000 persone e passa, tutti sanno quello che ho fatto. Cioè, ma ti immagini, porca tre,
È come se uno, no, che è libero, sta zappando la terra, ha fatto un gran lavoro e dice: ma perché il mio vicino, i miei vicini non mi hanno messo un like? Non mi hanno fatto i complimenti? Cioè, così siamo ridotti veramente a deficienti totali. Vogliamo il like, vogliamo i followers. Siamo proprio nella merda più totale. Siamo finiti, cazzo. Ma lo vediamo quanto cazzo siamo ridicoli. Ma nessuno mi demerita, nessuno mi dà prestigio. What Non the ho fuck? possibilità di vivermi la mia cazzo di vita per questi deficienti. No, tu non puoi viverti la tua vita perché vuoi sempre stare in questa nel mondo, Emilio. La tua vita, se vuoi vivere la tua vita veramente, fai le cose per cazzi tua. Vai, zappi la terra, perché come hai detto io non voglio essere comandato dal guidatore dell'autobus, voglio comandare io. Allo stesso modo, per mangiare, devi farlo tu il quel mangiare. Ok, o magari pochi, gente che conosci che ti fidi, mangiare solo da questa gente qua. Quindi è inutile. Ti fai la tua cazzo di musica quando hai finito di lavorare all'orto e te la sente gente non malata di mente. Non devi chiedere l'elemosina a nessuno. Quando ti senti di fare musica, fai musica. Ti senti di scorreggiare, scorreggi. Ti senti di fischiettare, fischietti. Ti senti di urla? Urli! Non puoi urlare qua. Vengono subito e ti portano via qua. Sei un pazzo. Non puoi nemmeno avere una famiglia. Poi un'altra cosa. Da quel che so, tu non vuoi nemmeno fare una famiglia. Quindi già sei stato fottuto dal cervello, secondo me. Ti hanno messo in testa che il sacrificio che hanno fatto i tuoi per te, tu non lo dovresti fare. Va bene? Io non sono d'accordo con questa cosa qua, però comunque sia, sentiamo le ultime parole di Emidio e chiudiamo questo video. Che altro aggettivo gli dovrei dare adesso? Per come stanno le cose? Perché tu stai con Gesù? Verrete perseguitati a causa del mio nome. Sta scritto. Non è che c'è un'interpretazione. Perché io prego, ma arrivo a sto punto, ho pregato. E come so pregare? Non devi pregare, devi fare! Hai capito? Devi fare! I coglioni! Usali! Questi non pregano, questi fanno le feste con le madonnine e con le statue. Nella Bibbia sta scritto: non vi farete né statue né idoli, e voi tutti con gli idoli, figurine. Un'altra cosa. Ma ti immagini nel mondo reale? Io cerco di fare queste analogie per far capire quanto è ridicolo quello che facciamo, no? Cioè noi cristiani, perché non so, quelli che non credono, noi cristiani ci incazziamo perché siccome ci sono diversi tipi di cristiani, no? Ovviamente ci sono, siccome le nature dell'uomo sono diverse, a ognuna di queste nature si crea la propria cristianità che proprio calza perfettamente a quella propria natura, no? E quindi che succede? Poi ci incazziamo se quell'altri fanno cose o riti che non sono, che quell'altro vede come stupidi. La Bibbia è lì, è un testo là, ognuno però lo interpreta come cazzo gli pare, tanto da fare delle versioni come cazzo gli pare a loro, delle traduzioni, cioè interpretano, traducono come cazzo gli fa comodo a loro, ovviamente. E quindi, però cerchiamo di vedere da lontano questa cosa. Tu stai zappando la tua terra, il tuo vicino lo zappa in modo diverso. Tu che cazzo fai? Ti incazzi perché lui lo zappa in quell'altro modo? Sei un coglione. Questo sta facendo lui adesso. Ma questo facciamo tutti qua, eh? Perché che succede? Nella nostra testa, la nostra ideologia è quella che ci salverà, ci libererà finalmente. Questo è l'orrore che abbiamo noi in testa. Quindi che cazzo facciamo? Litighiamo l'un l'altro. Non capiamo che giochiamo con giocattoli che ci ha dato il rettile, quello che ci controlla. Rettile non significa rettiliani, ok? Rettile è un serpente, un pezzo di merda. Quello che ha più cervello di noi che ci controlla. Ok? Giusto per. C'è molta gente. Vabbè, i morti, non capisco. Vabbè. Comunque sia, questa è un'assurdità totale proprio. Sentiamo le ultime perle e poi spegniamo e basta, insomma.
Immagino da quant'è che sta registrando. 24 minuti, bella. Abbiamo perso tutti gli zombie, adesso ci sono solo gli unici 3-4 che ci stanno sentendo ancora. Sentiamo. Purtroppo i video ci Gli mettono. devo incazzare per forza. Non hai possibilità di vivere senza pace. Non lo puoi! La pace te la devi guadagnare col sangue! Non ci stanno altri modi! Non puoi fare la tua musichetta così da frocetto, copiando poi tra l'altro quei rettili che hai sentito, le cover, che cazzo fai lì? E poi te pensi che, oh, arrivano la fama, i soldi, dove fa cazzo? Ma dove cazzo? Chi ti ha detto questa cosa? Ti hanno messo in testa un'immagine che non è reale. Non so dove cazzo me ne devo andare. Si finisce Ogni così. mezzo minuto succede qualcosa. Uno che ti chiama, quello che ti vuole, quello che ti telefona. Prova a essere libero. Se qualcuno ti caga il cazzo, ti chiama, ti fa romper cazzo. No, tu sei armato. Se arriva, io ti maledico qua e mi dice esattamente: Marcel, le pillole. Non ti, quindi non ho preso le pillole per il mio cervello. PS, meno male che ci sei tu, che combatti come una marmotta a fine settembre. Capito? Se qualcuno arriva nel mio mondo libero, che io sto zappando la terra, e uno così arriva, gli stacco la testa e lo uso per mangime delle bestie, per il cane, diciamo, no? Subito! Finisce! Non stai lì a stressato ogni giorno per questo. No, lo prendi, gli spari, lo prendi e c'hai la carne per il cane per una settimana. Punto, semplice. Easy peasy. Invece adesso dobbiamo incazzarci così. Sembriamo deficienti. Sembriamo dei deficienti, Poi purtroppo. arriva uno che mi dice, Ecco. mi sembri un po' nervoso. Qualche volta stavo incazzato, ho detto, mi auguro che vi togliete di mezzo. Cioè, letterale, letterale. Sì, ma non puoi pregare che la gente si levi di mezzo. Sei tu che ti devi guadagnare la tua libertà. Basta, abbiamo. Sto ripetendo le cose. Alla prossima. Ciao.